faccio ai meriti di tanti che sono qua dietro, le faccio a voi di Derinara, voi cittadini di questo paese, 12.000 anime. Era uguale a 5 anni fa, cos'è cambiato a Derinara in 5 anni? Cos'è che cambierà in 10-15 anni? Voi dovete dirmelo, voi cittadini di Derinara che ne parlate nei bar, ne parlate sui luoghi di lavoro, ne parlate alla moglie, ai figli, cosa gli dite? Chiacchierate al bar, lamentate un problema, ho sentito parlare di sostituzione etnica, quello che è successo in Francia, in Inghilterra, sta succedendo qui, come in tanti altri centri, medio-grandi, veneti, lombardi, piemontesi, al di là dei governi che si susseguono, al di là dei comunicati stampa, della propaganda, della Lega Nord, di Salvini, quello che vivete voi qui a Lendinara è la realtà dei fatti. 12.000 abitanti, di cui il 10% di origine straniera. Ci sono paesi in Svezia, in Francia, dove i cittadini cosiddetti di origine straniera sono la maggioranza e hanno cambiato completamente il centro, il paese, la terra in cui siete nati. La differenza cos'è che la fa? La differenza non la fa un presidio semplice di Forza Nuova, con gli amici di Fratelli d'Italia, con i camerati della Fiamma. Noi arriviamo per primi in una trincea, lanciamo un messaggio, lo facciamo dal 97. Oggi l'identità è diventato un argomento vicino anche alla casalinga. L'identità, la sovranità, la moneta, l'immigrazione. Ma noi l'abbiamo sempre detto e noi siamo qui in piazza a differenza degli altri. La Lega, per esempio, in piazza non ci va più, non serve. Basta un tweet, basta un comunicato stampa, basta una presenza su TGcom. Invece Forza Nuova è presente in piazza e vi dice quello che vedrete, vi dice quello che sapete che succederà. Verrete cancellati, signori. Lendinara non sarà più il paese che conoscevate, che avete conosciuto per anni. Cambierà, e cambia neanche lentamente, molto velocemente. Verrà sostituito. Ci sarà una nuova etnia, una nuova cultura, che con la parità, che con l'uguaglianza, che con l'aiuto dei preti, vi entrerà dentro a Cuneo e cambierà la fisionomia di questa cittadina, con il leone di San Marco qua che ci guarda. Questa è la verità, il leone di San Marco che ha difeso insieme agli spagnoli l'arrivo degli islamici a Lepanto e li ha respinti. Oggi sono qui attraverso il Nord Africa, attraverso i cittadini che sono diventati italiani con le sanatorie della Lega di Maroni, che sono diventati italiani con le leggi, tutto Napolitano e Bossi Fini.